Allora, Vardan Selgè qui, sto do Saral. Do Saralo. Aspetta che telefono. Va che suona. Pronto, Pronto? Sio Ragri? Sì, sono io. Ah, buondì. Ah. Chi è lo questo? Ma Chi è? son quel dell'ASL che eri a fare il controllo ai porchetti. Porco. Sì, mi dica. Son qui de fuori de casa. Ghello qui in zona. Dov'è lo Ah, po'? sono qui nel campo di fianco all'allevamento. Sto arrivando. 2 minuti El sono lì. Venia allora che godo a parlare. Arrivo, arrivo. Oh, aspetta che. Uno a guardarsela metto a posto i porchetti intanto. Oh, guarda che l'ha netta. Oh, meno male. L'ha netta tutto. E il gadda da bevere anche. Oh, meno male. Che l'ha imparato qualcosa forse sto. Ma andò elo. Ah, va calven. Usti. Che spicini anche. Oila. Buongiorno. Buondì. Mi dica. Altra four piece. Eh sì, eh? Sliquama tutta. Bisogna. Il dopo al piso dei porchetti. Esatto, Ah, esatto. bravo. Ah, allora, beh, hai visto che la netta qui, per fortuna, gli netti, sto colpi i porchetti Bisogna. qui. Le avevo detto che mi si era rotto l'attrezzo, doveva solo ritornare indietro, Sì, eh. ma mica lo vi dite che una spazzatura in forcone bisogna sempre averli lì per tenere netti se si rompe l'arzara. Allora, scotia, sio Ragri, Elvardia, allora. Come che hai detto l'altra volta, quando sono rientrato in ufficio, hai parlato col Sì. matelot che hai lì, che dopo il toralme posto andare a fare in giro i controlli, il matelotto. E il Sì. matelot, il gà, le bravo, le ancora le prime recle, le ancora tenero, il m'ha detto, insomma, mi ha convinto a non fargli il verbale. Per stavolta che passano sopra un attimino, insomma. Adesso sono andato a dare una controllata che fu tutto a Certo. posto, visto che la metto tutto a posto, dai, visto che il matelot è così bravo, che fin sto regalo e non che fin il verbale, perché sennò l'era 12.000 euro di verbale. Oh, però. Eh sì, perché te qui che n'era da scrivere, zo, è un papiro, lei che il matelot non il cavolo da scrivere, allora la di che. Ah. Il cuore tenero e la di che Bene, bene. per stavolta che la fa passare. La prossima volta la di che se dovesse succedere che il gada fargo in verbale, il gaggionta su qui 2.000 euro che il gas scala stavolta qui. Perciò stai attento perché sennò la prossima botta qui la ven salata, il ven salà il conto. È abbastanza, abbastanza. Ma anche agli altri recinti a posto? Sì, siete Tutti a sicuri? posto. Sì, se vuole andare a controllare, andiamo. Ah, passi ben dopo, togli la macchina, passi da quella e se l'è tutto a posto, torni in ufficio dal matelote. Dopo, perché adesso viene da andare a fare un controllo in un'altra azienda Ah, ho e capito. allora, sì, allora, ma lì mi porterai dire anche al matelot che così le impara ad andare in giro anche perché sennò le sempre sarà dentro in quell'ufficio davanti a un monitor e se rimbambis. Esatto. No, va bene. Comunque i documenti erano tutto a posto, no? Sì, quelle le scartoffie sì, le era a posto. Bene, bene. Ma su Ah, no. quello ero tranquillo. Ah, avevo solo questo piccolo inconveniente che mi si era rotto l'attrezzo, non avevo niente a pronta presa e purtroppo erano sporche. A pronta Poi presa che io... voleva il cementare giù i porchetti intera ad operare Eh sì, il pronta presa.
Sì, così non si muovevano più. Allora sì che altro che verbale, è il portavo via con le mani, è il esatto. portavo via con le manette, è il portavo via se fa una roba del genere. Esatto. Bon, va là, lascio lavorare, va là, che vedo che le impegna a spisciare in giro per i prati, per Sì, bisogna, i bisogna. campi. Bon. Va bon, signor Agri, la Perfetto. La saluto ringrazio, molto e gentile. comunque mi vedrete ancora perché ogni tanto incontro l'in e andrete a Non farlo fa mai perché male. aver trovato vergo che non funzionava, un controllino a sorpresa ogni tanto, bisogna po' farlo, a vedere Nessun problema. che l'abbia Io imparata la paura non ne ho. lezione. Paura non ne ho perché sono sempre in regola io. Oh, va bene, allora la saluto. Arrivederci. Buona giornata. Anche lei, buon lavoro. È andata bene. Oh, chi è che mette via sta roba verde con i dischi gialli, per favore? Che io No, ma sono. la scopo So, qua, so, cioè, so, anche so. tanto la vendiamo, eh. Beh, spostala da qua che ho. C'è qua un casino a casa oggi che basta la metà. Ci sono mezzi sporchi da tutte le parti, dai. Abbiamo finito le trebbiature, è Sì, normale, mi hai capito, ma c'è qua un casino. Ascolta, invece, dopo mi ha telefonato anche Matteo, che sai che gli avevamo promesso che andavamo a trinciare tutto quel mais che c'è su nei campi di quello della segheria per il biogas che lo gestisce Matteo, no? Il biogas. E sarebbero pronti da trinciare, quindi dovremmo organizzarci e andare su a fare anche quel lavoro lì. Ah, lo vuoi fare oggi o lo facciamo domani? Che Ma è meglio ne iniziare oggi dici? perché se ricordo bene ce ne sono parecchi campi da fare. C'è un bel po' di roba, insomma. Adesso finiamo di dare una pulita qua alle attrezzature, sistemare un attimo il piazzale. Dopo bisognerà parlare un po' con tutti i ragazzi qua e spiegargli che man mano che si portano a casa gli attrezzi si puliscono e si mettono in ordine, non si butta qui Certo. tutto così come viene. No, hai ragione, Allora, la case qua dov'è che la mettiamo? C'è hai ragione. Vedi? posto in fondo al piazzale? Forse riesci a entrare qui, eh? La lama dove l'hai messa? Ah, Lì davanti casa. proprio di Sì. brutto. Ma tanto la diamo via. Ah, ascolta, ti lascio qua questa e vado a pulire un altro mezzo io intanto perché qua se no prendiamo sto Fender. Guarda il moro dove ha lasciato il trattore. Ma chi è? Ah, c'è qua. Chi è questo che corre in Abbiamo giro? il Lani. Chi è Ciao, sto? Bellocci. Certo, Oh, là! Ah, ma ci sei ancora? ci sono, ci Vieni, sono. attacca un pulivapore e datti le. Vieni, mamma mia, ma come? Ma che Tanto zozzoni sono? Guarda, pulivapor qui no, non mancano. mamma mia, che Ah, zozzoni. abbiamo usato i mezzi strausati sto periodo e buttato tutto in mezzo. C'è un mattone. Vediamo un po'. Oh, là, andiamo a sistemare questo. E ascolta, Cristian, se andiamo a trinciare, cos'è? Siamo noi tre, basta? Non sarebbe meglio provare a sentire se magari c'è anche. Perché Matteo mi ha detto che non c'è, via. Se ci fosse magari Agri Possiamo passare da lui, che ha tempo di vedere. venire a darci una mano. Certo, sì, si potrebbe fare. Ah, ecco, guarda anche lo spandiletame qua che sporco. Questo l'hanno messo sotto il capannone. Sporco, ma l'hanno messo sotto il capannone. Vero. Hanno avuto il garbo di metterlo sotto il capannone. Ma Sì, adesso bello gli sporco. tagliamo un po' di stipendio. Vieni, mettiti qua, mamma e zozzi. Sì, Sozzare. hai visto che zozzeria. Ma ascolta, se andiamo a trinciare, io qua davanti c'è il cassone della classe. E io mi prendo il trattore della classe e Vai tranquillo.
fatevela, che si prende. Fatevela fuori voi due, fra voi due, chi vuole usare la trincia. Ce la giochiamo a muore cinese. Ah, la trincia. Giocatela. Prova, guarda, se vuoi c'è la fontana, potete fare un gioco nuovo. Mettete la testa nella fontana, il primo che tira su la testa prende la trincia e lavora il doppio dell'altro. No, anche no. Allora, chi sto Fend, chi è che lo vuole? Regalo Fend. Brutto, non guardarmi. Mi prendo il Clash. Questo dici? Bene. Io uso il Deus. C'è qualche trattore buono? O me l'avete lasciato qualcuno buono ai trattori? Ma no, c'era. No, c'era il tuo trattore, mi sa che è rimasto su nel bosco. Oh, meraviglioso, bisogna che torni a cercarla allora. Mi sa di sì. Oh, io sono pronto. Ma di trincia se ne prende una o due? Oh. Beh, ho capito. Perché posso usare la trincia, dai. Una. Allora prendiamo la New Holland oppure l'altra? Non so. Allora prendo il Deus col cassone, vai. Vedete voi? Allora, Christian, ti tocca a te la vai. La vai a trinciare, Christian, vai. Scegli te quale vuoi, dai. Sì. Hai libero arbitrio. Ascolta, intanto che voi vi avviate, io faccio un salto lì da Agri a vedere se c'è, che gli chiedo se viene a darci una mano, dai. No, Dani, cambia di morte perché quello lì è piccolino, prendine uno un po' più capiente, se no fai... Sì, fai giorno. Allora prenderò un altro, dai. Allora passi te ad Agri a sentirlo se viene. Sì, passo, una mano. Passo lì io adesso, guarda, sono già okay. Qua... Sono già allora, qua in vista di casa sua. Mm-hmm. Se c'è qua in giro. Aspetta che provo a chiamarlo per baracchino. Agri! No. Agri! Brecco per Agri. Mi senti, Agri? Sì, Brecco, sì. Sono Chantalin. Dov'è che sei? Buongiorno, dov'è? Sono qui sul campo 18. Sto coltivando. Qual è il campo 18? Quello dietro casa? Sì. Allora vengo a fare 4 cerchi nel grano. Ecco. Ah, la vedo. Eccolo qua. La vedo. Oh, vedi, questo è un trattore serio. Il mio, non il suo. Anche il mio. Agri, ma... Domandina. Siccome dobbiamo andare a fare un bel lavoretto per il biogas... quando ha finito di coltivare sto terreno qua, si aggancia un rimorchio e ci raggiunge, che così ci dà una mano, per favore? Ma perché siamo solo in tre. Ma guardiamo, perché c'è anche il toscanaccio oggi e ha detto che paga pranzo, quindi il pranzo è assicurato. Allora dai, se c'è il pranzo possiamo anche fare. Va bene, dai, finisco qui, poi dove ci troviamo? Ma siamo su nei campi quelli sopra la segheria. Ah, comunque okay. Basta che... La posizione. Sì, basta che chiami per baracchino e vedrai che ci si becca. Va bene, hai tempo di finire e poi aggancio e arrivo. Va bene, a dopo. A dopo. Oh, Christian, mi senti per baracchino? Sì. Guarda che allora ho assoldato anche Agri. Finisce di sistemarsi il suo campo qua e dopo ci raggiunge. Ma noi cominciamo lì dalla segheria oppure qui da Agri? Ma sono tutti della segheria in teoria i campi? Sì, no, nella zona della segheria oppure... Ah, è lo stesso, tanto dobbiamo farli tutti. Dimmi te in che campo vai che ti raggiungo. Andiamo su quelli su, cominciamo da quelli grandi, dai. Allora vengo su da questa. Bon, dai che ci vediamo su in campo. Ok, benissimo, io sono quasi arrivato. Dai, con quel trattoraccio lì in mezzo, muoviti! Non sono mica io, è il trinciatore che è lento, è il trinciatore. Trinciatore. Io sono manetta, sto ai 10, più di questo non fa, Il trinciatore, ma gliel'avete insegnata la...
la strada al Toscano, non è che si perde, dobbiamo chiamare, sì, chi l'ha visto. L'ho trovato. Urco che ci sente per baracchino, è vero. State attenti a che dite, ovvia. Ovvia. Se no ci buca le gomme della macchina. Ovvia, che mi avete nascosto il trattore mio, vattene a pesca, te dov'è? Mi è toccato prendere un... Io andrei a cercare verso Pisa, io. Ora ti ci manda a pedate a Pisa. Ma sai cos'è? Non è che l'abbiamo nascosto noi, mi sa che dove l'hai lasciato te l'ultima volta che l'hai usato? È rimasto lì, mi sembra. Eravamo su a far legna, mi sembra. Esatto. Mi devo ricordare dove l'ho lasciato. Ma le chiavi ce l'hai te. Sicuramente sì. Allora tornerò alla ricerca del trattore sperduto. Del trattore perduto. Dove. Ma rende sto mais qua, sì? Sì, sono già al 90%. Anche se siamo quasi in ritardo per la trinciatura qui. Era meglio trinciarlo un po' più verde. Abbastanza. Oh. Però per il biogas va bene lo stesso, sì, dai. Sì, infatti. A parte che siamo stati alle richieste di Matteo, perché mi ha telefonato oggi a dirmi di venire a trinciare, quindi... Vieno! Ecco, allora vattene che ci sono qua pronto io. Porta qualcosa, un caffè, qualcosa. Portali due cornetti, un cioccolatino, qualcosa. Ma mi avevi detto prima che era tutto opera del Toscano, pisano. A pranzo, mica colazione. Ora, si crede un fallosioso, eh? Esatto. Scusami, eh? Ora, io non porto niente. Io sono operaio e oggi paga il pisano. Certo, io invece sono un imprenditore, ho ragione. Va. Esatto. Certo. Esatto. Comunque, ti va ben bene se paga il pisano, Fox, e non sei mica te. Ma infatti, a parte che non sono io, giustamente. Per me può pagare, no, può pagare anche il lucchese per me. Guarda. Ecco, basta che qualcuno paga dopo. Ma certamente, allora vai, io ti porto un cornetto da campare, va bene. Dopo, al limite, se non paga nessuno, mettiamo sul conto di Agri, che tanto soldi ne ha. Esatto. No, cioè, facciamo quel cifrino lì davanti, Chantalin. Sì, dopo ci... Ragazzi, ma l'imprenditore qui è lui, che c'ha miliardi. Già. Ah, sì. Con tutti... Ma invece che stamattina passavo lì davanti a casa, ho visto che c'era lì ancora quello dell'ASL. Com'è andata? Guardate il ciabattone, ragazzi. No, è andata bene, perché alla fine avevo tutto in regola, quindi... Ah, è andata bene, non le hanno fatto il verbale perché c'erano i maiali sporchi, che dicevi? No. È andata di lusso per stavolta, insomma. Stranamente, sì. Ah, boh, meno male. Una volta ogni tanto... Tutti i giorni a fare il controllo, va? Ma... Se no basterà chiamarlo no, ma a meno che non venga chiamato, perché esatto. Proprio. Allora ci offri qualcosa, sì o no? Se no chiamiamo tutte le mattine chiamo il tizio, te lo faccio venire a fare controllo. Sono in regola io, non ho paura di lui. Ci riuscirai tutti i giorni, eh. Mi sembrava anche un tipo simpatico. Ma sì, ha un accento un po' strano, però. Ah, no, no, non l'ho sentito, no. Ma mi sembrava un po' vecchiotto comunque. Sì, avrà una settantina. Non esagerare. Cos'è, già in pensione? Cos'è, lavora per... va in giro per hobby? No, ha detto che deve andare in pensione a giorni. Ah, quindi... io sono pieno. Chi è? Dov'è il pisano? Arrivo, basta questo pisano, basta, se no buon via. Allora, qui... No, ha detto comunque che va in pensione a giorni, che c'ha un ragazzo che gli sta dietro. Ah. Lo sta seguendo, quindi per quello che ti ho detto così, ecco. Ah, capito. Vabbè. Vai, trincia tutto. Ma... Allora, ma il biogas lì è... c'è posto? Sì, abbiamo appena iniziato. No, è pieno. Sì.
No, non avevamo portato. Non avevamo portato anche erba. Oh, signorina! Boh, che pelo, quasi prendevo sotto la signorina. Sì, oh, ma... che santeri. Ma anche lei attraversa fuori dalle strisce. Cioè, ci sono le strisce pedonali, le usa. Signor Agri, occhio con quel trattore lì. L'ho vista arrivare col muso un po' di traverso. No, muso lisce. Era il culo che era storto. Ha tirato mentre faceva la curva. Io ho visto arrivare il trattore per traverso. Ho detto, qui c'è qualquadra che non cosa. No, arriva un po' forte. Ho visto. Ho usato solo il freno motore, non ho usato i freni anche del rimorchio. È stato un po' un attimo. Un po' un caos. Oh, eccoci qua la stradina. Adesso due. Basta che mi mettete d'accordo qua, perché sennò è... Allora, qua... questa è vuota e qua gli avevamo portato l'erba, esatto. Allora buttiamo su qua. Ce ne stanno giù qualche milione di litro qui, mi sa, eh? Sono belle grosse. Sono belle grosse, sì, ste trincee. Allora, meglio. Spero che li basti per tutto l'inverno. Dopo si arrangerà ben lui a compattare e a coprire, no? Sì, penso di sì. No. Se dobbiamo star qua a compattare una trincea del genere, ciao. Ci mettiamo di più a compattarla che a riempirla. Esatto. Ci sei, Dani? Quasi. Sono di ritorno anch'io, intraprendo il viaggio di ritorno. Buono, buono. Dai, che stiamo andando anche abbastanza bene. Pieno